Buon pomeriggio ragazzi, continuiamo il nostro approfondimento sulle opere del Boccaccio che precedono la stesura del Decamerone e ci soffermiamo in particolar modo in questa seconda parte sulle opere appunto del periodo fiorentino. Noi sappiamo che per certo che lasciare Napoli fu per Boccaccio fonte di grande sofferenza, fu un trauma. Sicuramente perché per le vicende economiche della famiglia, ma anche perché in generale il ceto mercantile comunque viveva un periodo di profonda crisi, la stessa Firenze doveva far fronte di nuovo a lotte tra fazioni interne, lotte non fratricide come ai tempi di Dante sicuramente, ma lotte intestine molto dure. Sappiamo anche per certo che più volte Boccaccio tentò di abbandonare Firenze, di ritornare a Napoli, non ci riuscì, o comunque di allontanarsi dalla città in un luogo più sereno, non ci riuscì. Questo che sembra in effetti un grande impedimento si rivelerà presto un giovamento. A Firenze viene in contatto con una cultura che potremmo definire quella del realismo, una cultura che parte con Dante, attraversa poi la poesia comico-realistica e si manifesta nella sua forma artistica più elevata, nella Firenze della metà del 300 nella forma della novella, quindi già cominciamo a capire come questa presenza forzata, questo suo permanere in modo forzato, non voluto a Firenze, inizia ad essere fondamentale per la stesura del capolavoro del Decamerone che è fatto di novelle. Nel 1350 sappiamo anche che ci fu questo primo importantissimo, fondamentale incontro con colui che diventerà il suo mentore, che diventerà il suo punto di riferimento, il Petrarca, sempre a Firenze appunto. E tutta questa esperienza, coniugata con l'evento tragico, soffertissimo della peste del 1348, creerà insieme al bagaglio culturale fatto di esperienze, racconti, incontri del periodo napoletano, lo troveremo poi alla base del Decamerone. E gli ultimi anni della vita di Boccaccio, gli ultimi anni fiorentini della vita di Boccaccio li dedicò soprattutto a letture di carattere intimistico e religioso. Sappiamo che gli ultimi anni della sua vita li dedicò anche alla lettura della Commedia, della Divina Commedia, in una chiesa di Firenze. Questo fu un servizio che lui volle offrire alla società nella quale viveva, quella di Firenze. Torniamo alle opere del periodo fiorentino, sicuramente non la più importante, una delle più famose è di certo il cosiddetto Ninfale d'Ameto, ovvero la commedia delle ninfe, la commedia delle ninfe fiorentine. Si tratta di un romanzo in prosa. E il protagonista del Ninfale d'Ameto è appunto un pastore un po' rozzo, dedito unicamente alla caccia, Ameto, il quale un giorno assiste ad un incontro di ninfe presso il tempio della Dea Venere e si innamora di una di queste ninfe che è Lia. Durante la festa di Venere, nel giorno dedicato alla dea, presso il tempio, Ameto, insieme ad altri tre pastori, ascolta le sette ninfe, Lia compresa, raccontare delle storie d'amore.
Alla fine, diciamo, di questi racconti, di questi lunghi racconti, Ameto viene bagnato nella fonte sacra della dea e viene quindi purificato. Il significato metaforico del ninfale, di questa purificazione finale, è molto chiaro. Le ninfe rappresentano le virtù che con la loro purezza nobilitano l'animo rozzo dell'uomo, e probabilmente dietro Ameto, molto probabilmente dietro Ameto e Lia, si nascondono proprio lo stesso Boccaccio e Fiammetta, la donna amata. L'opera più interessante però del periodo fiorentino è sicuramente l'elegia di Madonna Fiammetta. È un'opera in cui la sofferenza d'amore che porta al tentativo di suicidio la fa da padrona, in effetti. L'amore è una forza, è visto come una forza devastante ed è anche caratterizzata da un certo pessimismo molto forte, sicuramente legato al periodo fiorentino di Giovanni Boccaccio. L'elegia di Madonna Fiammetta è un romanzo in prosa e prende la forma di una lunga lettera che Madonna Fiammetta, appunto, una nobildonna fiorentina sposata, invia alle donne, e in cui entra nello specifico degli effetti di un amore malsano, di un amore che è fatto di tradimento, che è fatto di bugia. Fiammetta, nonostante appunto coniugata, si innamora di un uomo, Panfilo, il quale però ad un certo punto deve allontanarsi da Firenze e le promette che farà ritorno. Panfilo però non presta fede a questo giuramento e Madonna Fiammetta, all'indomani del suo non ritorno, scopre anche il tradimento. Distrutta da questa notizia, tenta il suicidio, ma viene salvata e poi curata da suo marito, che è ignaro del tradimento, e trascorrerà praticamente il resto della sua vita nella meditazione sulle sue sofferenze. Ancora appartiene al periodo fiorentino l'amorosa visione, che è un'opera strutturata e molto vicina sicuramente a come precedente culturale artistico i trionfi, perché il poeta stesso Boccaccio immagina di aver visto in sogno di aver fatto un sogno. In questo sogno entra all'interno di un bellissimo castello dove vede dipinti i trionfi di alcune entità astratte, che sono appunto la sapienza, la gloria, la valizia, l'amore, la fortuna, e questi dipinti poi diventano per lui l'occasione per fare delle dissertazioni di tipo enciclopedico. In realtà quest'opera, L'amorosa visione, è molto importante perché noi per la prima volta vediamo una nuova concezione della sapienza che non ha più nessun legame con Dio, che non è lontana da ogni forma di interesse religioso, ed è una sapienza che è in grado di spiegarsi e di piegare a sé tutto lo scibile umano. Quindi in realtà è un'opera che ci parla di quanto Boccaccio sia ormai completamente immerso in un nuovo mondo, in una nuova cultura, che è quella del preumanesimo. L'opera sicuramente più bella, riconosciuta come la più bella da tantissimi studiosi di Giovanni Boccaccio, è Il Ninfale Fiesolano. Molti ritengono che questa sia sicuramente l'opera più riuscita di Giovanni Boccaccio del periodo fiorentino. Allora, si tratta di un poema, non è più un romanzo in prosa, si tratta di un poema in ottave che apparentemente cerca di spiegare, in cui Giovanni Boccaccio apparentemente cerca di spiegare le origini della cittadella di Fiesole. Il precedente culturale questa volta è un'opera della classicità e sono le Metamorfosi di Ovidio. Il protagonista del Ninfale Fiesolano
un pastore, ancora una volta, un pastore il cui nome è Africo, che si innamora ancora una volta di una ninfa, il cui nome è Mensola. Anche Mensola è una delle ninfe al seguito di Diana e lamenta, spesso, ad Africo quanto la dea sia tirannica nei confronti delle ninfe. Tirannica e crudele. Il giovane Africo, pur di possedere questa giovane ninfa di cui si è innamorato, veste le mentite spoglie di una donna e si intrufola all'interno del gruppo, del gruppo delle ninfe, riuscendo così, a unirsi alla giovane ninfa. Ma la ragazza, dopo un secondo incontro d'amore, comincia a temere l'ira della dea e quindi, rifiuta da questo momento in poi ogni incontro. Africo, distrutto dal dolore per il rifiuto, di Mensola, si toglie la vita, muore, si uccide e dà il suo nome al fiume, il fiume Africo nel quale cade. Mensola resta incinta dalla luce un bambino che si chiama Pruneo, ma scoperta dalla dea Diana viene trasformata in un ruscelletto che prenderà appunto, il nome Mensola, dalla giovane ninfa. Pruneo, il piccolo Pruneo, sopravvive, cresce, viene accolto alla corte, nel castello, alla corte del re, Attalante, che è il fondatore della cittadella di Fiesole, e quindi così si è spiegata l'origine. E il re Attalante poi libererà, dalla tirannide, dalla crudeltà, di Diana, i cittadini, della cittadella di Fiesole. Bene, questa è l'ultima delle opere del periodo fiorentino. Anche qui io vi invito a cercare sulla vostra letteratura, tra i passi antologici, una lettura di una di queste opere, anche per vedere stilisticamente che cosa può essere successo, stilisticamente e linguisticamente, che cosa può essere successo rispetto alle opere del periodo napoletano. Bene, vi saluto, vi lascio al vostro studio e ci vediamo per la prossima lezione che sarà dedicata alla struttura, alla composizione del Decamerone di Giovanni Boccaccio. Buon pomeriggio a voi e a presto!